È stato approvato ieri in Consiglio Comunale a Pescara il nuovo regolamento della Commissione Mensa Cittadina, all'indomani dello scandalo che nel giugno del 2018 costrinse circa 200 bambini a ricorrere alle cure ospedaliere per un'intossicazione contratta dopo aver pranzato nelle mense scolastiche. La Commissione, composta anche dai rappresentanti del Comitato dei Genitori, Noi a Mensa, avrà anche il compito di vigilare sulla corretta gestione del servizio di refezione scolastica. Cecilia Marzovilla, del Comitato Noi a Mensa, vi sentite più tranquilli adesso che è stato approvato questo nuovo regolamento? Guardi, adesso siamo soddisfatti del regolamento che abbiamo ottenuto. È un regolamento in versione piramidale, quindi sotto avremo i gruppi di mensa scolastica che riporteranno le varie problematiche che troviamo nelle scuole. Ci sarà un rappresentante perplesso che avrà refettorio e poi a salire troveremo la commissione mensa cittadina eletta da questi rappresentanti con il presidente e oltre a loro avremo un rappresentante del comune della maggioranza, uno della minoranza come invitato e non votanti ovviamente, e avremo anche un rappresentante della refezione scolastica. Giacomo Cuzzi, assessore comunale alla pubblica istruzione e alle mense scolastiche. Abbiamo approvato un nuovo regolamento della commissione mensa, nata qualche anno fa per volere della nostra amministrazione, un regolamento che scaturisce dall'interlocuzione con i genitori, con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, che punta appunto a portare delle migliorie nel servizio di refezione scolastiche, ad avere un'interlocuzione positiva con quelli che sono gli elementi dirigenziali dell'amministrazione, i genitori e gli insegnanti. Francesca Zingaro, anche lei del comitato Noi a Mensa, dunque c'è stato questo lavoro di sinergia proprio con il comune di Pescara, com'è che avete lavorato? Ci siamo dovuti scontrare anche con tante perplessità anche da parte di alcuni genitori che non credevano più che avremmo comunque ottenuto questi obiettivi. Questo è soltanto il primo, adesso si comincia, adesso è il vero lavoro, perché chi prenderà l'onere di prendersi l'incarico di far parte di questa commissione inizierà un lavoro di responsabilità, di controllo, perché la tutela dei bambini per noi è il primo obiettivo. Noi siamo nati per questo, ci abbiamo sempre creduto e sapevamo che comunque anche rispettando i tempi politici, i tempi tecnici, comunque noi gli obiettivi li avremmo raggiunti.